italiana all'Unione Europea, è un modo attraverso il quale riusciamo, credo, ad avere nel modo migliore dei fondi europei virati, soprattutto per le infrastrutture, grazie a quindi che sia una grande occasione per le macchine. Il governo ci lavorerà insieme a Luciano Scioli, il governo della regione, cercando di sfruttare al meglio questa opportunità sul piano politico, per i rapporti con i paesi del Balcano occidentale, e sul piano economico, soprattutto per le infrastrutture. Ma le preoccupazioni sono sempre giustificate. Qui io vedo sinceramente un'occasione che non dobbiamo sprecare, un'occasione perché l'Europa, per paesi come l'Italia, che sono ormai dei paesi ricchi dell'Unione Europea, finalizza molto spesso possibilità di accedere a fondi a progetti specifici. L'idea della macroregione ci consente di attingere a fondi europei finalizzati anzitutto per le infrastrutture, ma anche poi per le attività marittime, la pesca, l'ambiente, il turismo, cioè i quattro grandi capitoli di questo progetto. Quindi penso che lo dobbiamo considerare come un'occasione da un po'. La Commissione Europea ha trovato questa proposta in 6 punti, ci sono le criticità, secondo lei, già così come il problema del direttivo che già si trova in Italia, che questo piano passerebbe o nel 15 aprile o alla sua conclusione. Questa può essere una criticità, ci sono altre. Ma il piano parte dalla situazione al 15 aprile. Smentite alcune previsioni secondo le quali tutto sarebbe cominciato più tardi, ma non mi pare questo il punto. Il punto essenziale è che per la prima volta si stabilisce un principio di condivisione obbligatoria tra i diversi paesi europei. Ora intendiamoci, questa è una proposta della Commissione, è un buon inizio, è una buona proposta, ma chiunque conosca come vanno le cose nell'Unione Europea sa che dovrà passare al vaglio degli Stati membri. L'Italia si augura che tra gli Stati membri non prevalga l'egoismo, quindi bene la proposta dell'Unione Europea, ma siamo all'inizio, perché ci sarà una trattativa nelle prossime settimane e io mi auguro che non prevalga l'egoismo, sarebbe assurdo. Noi registriamo, fotografiamo, prendiamo l'impronta digitale, non a chiudere, siamo qui a prendere lezioni da nessuno in Europa. Ricordiamo ai nostri amici europei che noi non diamo lezioni, ma certamente non prendiamo lezioni visto che ci carichiamo attualmente il 90% del peso sia della ricerca del soccorso in mare sia dell'accoglienza. Quindi tutto si può dire all'Italia tranne che non facciano soldi. Ministro, la parola quote Ministro. Comunque scompare, mi sembra, a sentire anche la Commissione Europea, il Commissario. Può chiamare le quote come vuole, ci sono delle percentuali obbligatorie di suddivisione dei richiedenti asilo, poi se invece di quote uno le vuole chiamare in un altro modo. Ministro, a chiudere la campagna elettorale sarà Renzi, qual è l'auspicio? L'auspicio è di avere naturalmente per il Partito Democratico un successo il più largo possibile qui nelle Marche, e credo che ci siano tutte le condizioni, e poi di avere con il Presidente Ceriscioli una collaborazione istituzionale, ma anche con un'amicizia in più che non guasta.